Siamo qui alla sede nazionale della CGIL Roma Corso Italia. Abbiamo Enrico Panini, già segretario della FLC CGIL. Si parla di decreti delegati e all'interno dei decreti delegati c'è il ruolo fondamentale del Collegio dei Docenti. Lei ha appena realizzato un suo intervento all'interno del convegno appunto dedicato ai 50 anni degli organi collegiali. Come si prospetta oggi e soprattutto in futuro il ruolo del Collegio dei Docenti collegandolo all'importanza dei decreti delegati nella scuola? Buongiorno, io ritengo che il ruolo del Collegio dei Docenti continui ad essere un ruolo fondamentale ed è ciò che ho appena affermato in questo importante convegno organizzato da FLC CGIL Nazionale. Però dobbiamo essere chiari e precisi fra di noi. Non vedo lo spazio per il Parlamento di intervenire dentro ad un'ipotesi di riforma della democrazia nella scuola, perché le linee dell'attuale ministro non fanno che peggiorare quel fronte. Quindi, non c'è uno spazio di riforma di carattere politico. Occorre però intervenire con una consapevolezza. L'attuale dimensionamento degli istituti scolastici fa sì che le sedi decisionali siano ridotte sostanzialmente a sedi passive di approvazione, con ciò mettendo in discussione la cooperazione fra gli insegnanti e il lavoro collegiale. Qual è la proposta che ho formulato all'attenzione dei presenti e degli organi dirigenti? Per certi aspetti semplici. Contrattualmente si può intervenire su quelle che sono le fasi preparatorie delle decisioni del Collegio dei Docenti, in modo tale che un Collegio dei Docenti, che spesso è formato da 150, 200, 250 insegnanti, sia un organismo che, se delibera, lo fa avendo una discussione democratica di precedenza che ha consentito di costruire il consenso, la condivisione e di rilanciare un'idea di collegialità. Diventa fondamentale in questo contesto ancora di più il ruolo del dirigente scolastico? Guardi, la funzione del dirigente scolastico, in un momento nel quale l'assetto ordinamentale della scuola italiana con il dimensionamento è profondamente cambiato, va ripensato, nel senso che abbiamo nei fatti una funzione che sta assumendo sempre più un rilievo di carattere amministrativo, che perde una competenza ed un riferimento sul carattere del coordinamento didattico e di quello che è la dimensione collegiale del rapporto con gli insegnanti. Noi abbiamo bisogno di recuperare questa funzione, quindi da questo punto di vista io credo che il Collegio dei Docenti debba sempre contrattualmente essere chiamato a definire figure di carattere didattico di supporto all'attività del dirigente scolastico, ovvero o riprendiamo in mano una riflessione sull'insieme dell'assetto scolastico, oppure il rischio è che i fatti determinino decisioni e comportamenti e un nuovo assetto che non è un assetto condiviso, ma è il risultato di quanto sta accadendo sul versante economico, ovvero si riducono gli alunni, si allargano le scuole, ma ciò che va in discussione è la collegialità da un lato e dall'altro anche la capacità di rapporto fra la scuola e il territorio. Per concludere, mi sembra che dal suo intervento emerga anche un messaggio agli insegnanti: siate attivi, muovetevi, non subite passivamente le decisioni all'interno delle scuole. Guardi, io penso che oggi gli insegnanti, sono d'accordo con lei, abbiano un ruolo ancora maggiore di quello che potevano avere alcuni anni fa, non per il vieto ragionamento che, non ci sono più le stagioni di una volta o queste cose, dicerie da bar, ma perché in realtà in un quadro dove gli elementi della tenuta del nostro sistema complessivo, a partire dal fatto che poche ore fa è stato approvato un progetto di disgregazione dell'unità del nostro paese, quella che è autonomia differenziata, che è un processo in realtà di secessione, oggi sono il perno costituzionale fondamentale sul versante dei diritti, sul versante della dimensione della cittadinanza, ma guardi, sull'articolo 3 è fatto obbligo alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli. Su questo punto gli insegnanti, la scuola hanno una funzione essenziale che deve essere riconosciuta fino in fondo. Non vedo nel quadro attuale le condizioni, ma io penso che la lotta degli insegnanti abbia, come in questi decenni, la testa dura, ovvero le condizioni per poter affermare le loro ragioni fino in fondo.
Bene, ringraziamo Enrico Panini. Grazie a lei, arrivederci.